Ciao a tutti e bentornati nella nostra cucina. Oggi prepareremo insieme dei cornetti di gamberi. Vediamo insieme gli ingredienti. Ci serviranno delle code di gambero pulite e sgusciate, olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio tritato, prezzemolo tritato, della pasta sfoglia, un tuorlo, sale, pepe e un goccio d'acqua. Andiamo alla preparazione. Per prima cosa andremo a marinare i gamberi, quindi in una ciotola con i gamberi andremo ad unire l'olio extravergine, il prezzemolo e l'aglio tritato, pepe. E sale. Mescoliamo bene e lasciamo marinare per circa 10-15 minuti. Nel frattempo andiamo a tagliare la pasta sfoglia a striscioline. Delle striscioline da circa un centimetro più o meno. Trascorsi quindi 10 minuti, andiamo a creare i nostri cornetti di gamberi. Quindi prendiamo un gambero, lo avvolgiamo con la pasta sfoglia e lo andiamo ad agiare su una teglia con della carta da forno con un goccio d'olio. Continuiamo così. Con tutti i gamberi. Spennelliamo la sfoglia con un tuorlo d'uovo e un goccio d'acqua. Inforniamo per 15 minuti a 200 gradi, forno statico. Il nostro antipasto di gamberi è ormai pronto, andiamo quindi ad impiattare. Ecco qui pronti i nostri cornetti di gamberi. Un antipasto davvero sfizioso, semplice, veloce e super gustoso. Spero vi sia piaciuto. Lasciate i vostri commenti, i vostri like, iscrivetevi al nostro canale e seguiteci anche su Facebook, Twitter e Instagram. Ciao e alla prossima video ricetta da Sapori e Odori di casa mia!